Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Dragon Ball Legends. Siamo col secondo video di giornata, dedicato questa volta a Trugeta. Se vi siete persi il primo, mi raccomando, recuperatevelo perché abbiamo provato il primo personaggio dark del gioco, cioè Giblet. Detto questo, andiamo subito a vedere Trugeta, ovviamente ragazzi, con il nuovo platino, un nuovo equipaggiamento in realtà unico, non si possono più chiamare platini. Perché ormai il platino è stato lanciato come rarità all'interno del gioco e quindi sì, dobbiamo chiamarlo equipaggiamento unico. Detto questo, raga, mi raccomando, mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete se ancora l'avete fatto, sembra che sia quasi finito il video. E vi ricordo che questa sera ci vediamo in live, mi raccomando. Detto questo, andiamo a vedere quindi l'equipaggiamento unico che gli hanno dato. Abbiamo 15% HP, 40% sulle difese e 15% sull'altra restoration, va bene. Il minimo indispensabile. Abbiamo poi Strike Attack e Blast Attack 40%, danno inflitto 30%, Special Move 15% e Basic Recovery 40%. Raga, non è sballato perché secondo me, vi dico, il personaggio non ne aveva bisogno. È come se gli avessero dato un po' di più del tier featured. Anzi, sicuramente gli hanno dato di più del tier featured, però la cosa importante era ristabilire quella percentuale sicuramente. Per me non era un personaggio assolutamente da recuperare in tutto e per tutto. Era un personaggio sicuramente che faceva un po' pena ultimamente. In realtà diciamo che non ha mai brillato, però vi posso assicurare che a volte quando mi sono beccato delle lineup che Zenkai benciavano allo sfinimento, Trugeta, raga, mi ha dato molti problemi come personaggio. Infine abbiamo lo slot 3 in cui abbiamo restituire del 30 ki quando entra sul campo di battaglia, cosa che assolutamente serviva. Abbiamo anche quando switchiamo con Trunks la switch ability, abbiamo pescata della blast, restore di 30 ki, incrementa il draw speed di 5 counts. Questo in teoria dovrebbe andare su Vegeta, che era effettivamente secondo me la parte problematica della tag switchata, che ci permetteva, non ci permetteva in realtà di poter proseguire le combo a dovere. Insomma ragazzi, andiamo un pochino a provare il personaggio, andiamo a vedere come si muove. Non vi leggo il kit perché in teoria dovremmo già più o meno conoscerlo. Detto questo, primo match. Primo match con i Trugetoni ed abbiamo subito una lineup con Zamasu e Shin, quindi capite perché mi sono piazzato questo Vegito qui, anche se comunque a prescindere con Vegeta dobbiamo provare a coprirci. Questa è una fight tra l'altro tutta da Vegeta praticamente, Vegeta di Trugeto ovviamente, ci mancherebbe. Ok, però Vegito ci servirà tantissimo raga qua, ve lo dico, servirà veramente un botto. Allora, ok, vai, direi di passare, siamo su Trunks. Ok, perfetto. E qui, come vi dicevo, abbiamo bisogno assolutamente di Vegeta. Allora, intanto, raga, sapete che non mi ricordo la verde di Trugeta che cavolo faceva? Ah, intanto bella pure questa pescata delle blast. Ecco qui. Allora, Vegeta, vediamo subito. Ecco qui. Blast pescata in più, anche se Shin è neutro, ovviamente. Raga, fateci caso. Però, intanto, sto facendo bei dannetti. Ok, mica male, mica male, mica male questo come inizio. Mica male. Vediamo quanto subiamo. Pochino abbiamo subito, indubbiamente. Vabbè, abbiamo nerfato ovviamente il recupero degli HP. Però i danni comunque mi sembra che li mettiamo abbastanza. Questi sono i danni di Vegeta sul rosso. Mica male. Mica male veramente, cavolo. Mica male. Allora, però io mi sa che a breve mi chiamo la tag switchata, Me la chiamo perché giustamente recuperiamo anche un po' il Vanish. Quindi voglio dire, si è impallato Shin. Si era palesemente impallato Shin, raga. Cambiamo un attimo, facciamo così. Perfetto. Perfetto. Allora, vamos. Continuiamo ad attaccare. Tanto cerchiamo di farmarci il prima possibile anche Vegito, in modo da poter rushare magari. Eccolo qui, perfetto. Allora, yes, perfetto. Facciamo così. Oh, sapete che vi dico? Mi sa che non so se voglio rushare o meno, raga. Non so se voglio rushare o meno. Il problema è che mi fa paura. Facciamo così, dai. Allora, giochiamo un altro po' con Trugeta. Ok, perfetto. Naya Shin che ci rompe le carte. Ok, perfetto. Ancora una volta. Ancora. Capite, c'ha proprio questo con sti lanci così. Sto tizio. Vabbè, SM. Oh, per il momento non male, raga. Devo dire la verità, non male. Ottimo. Ok. Ulla, meno male che quello abbiamo acchiappato così, oh.
Facciamo questo SM perché... infatti ha messo Evil Bull, maledetto. Vai, questa te la chia più bella neutra. Vabbè, cavolo. Non si è fatto niente. Ok, perfetto. Oh, vi dico la verità, mi aspettavo forse un pochino più danni proprio in generale dalla lineup. Però per il resto, più o meno. Vediamo, Trugeta. Dai, i dannetti più o meno ci sono. Sempre Vegeta che c'ha un po' questi problemini, vedete? Perché poi al reingresso, non dalla tag switchata, e il problemino continua sempre ad avercelo mezzo mezzo, Perché è come se si impallasse un po' a terra, andasse un po'... Cioè, è per forza legato troppo alla tag switchata di Trunks, è quello il problema. Raga, ma com'è possibile che sto tizio rimane impallato così? Non capisco. È la seconda volta che mi fa sta animazione stranissima. Vabbè, raga, io adesso rascio perché adesso abbiamo pure il neutro a prescindere. Vabbè, a prescindere comunque. Aveva fatto la switchata su Evil Boo, quindi a prescindere ci eravamo beccati. Il neutro... Avevo paura, onestamente, prima a rasciarlo, raga, perché se avessi lanciato il Racing Rush con colore a sfavore... Mi sa che Evil Bull lì sarebbe inventato qualcosa. E nel caso in cui ci avesse beccato soprattutto il Racing Rush, avremmo fatto molti meno danni e probabilmente se lo sarebbe pure tankato. Vai, va bene così. Ok, Rugge, provo con voi. Vai, tag switchiamo su Trunks. Miseria. Certo, beccarci doppio rosso con una lineup sul gialla praticamente, raga. Insomma, non so se mi spiego, Anche se i modi comunque per evitare problemi noi ce li avevamo, questa cosa la voglio ripetere. Però, voglio dire, abbiamo sfigato un pochino sicuramente. Il classico matchmaking di Legends, un po' paxerello e non dico altro, un po' fraudo. Ok, perfetto. Proviamo a tenere contro Geta. Yes, eccolo qui. Allora, da questa prima fight onestamente raga me ne esco così così. Direi di provarlo un'altra volta perché vabbè, posso anche valutare relativamente poco, visto che abbiamo avuto costantemente un matchup full red, quindi... Vabbè, prossima. Niente, continuiamo a beccarci delle lineup counter. Addirittura quella di prima, pensandoci, raga, era proprio full counter contro di noi, in tutto e per tutto. Vabbè. Ma niente, ce ne faremo una ragione, però voglio dire... Mi pare un po' pezzotta questa cosa, cioè sembra veramente un matchmaking... Boh, che ce l'ha con noi in un certo senso. Facciamogli questa. Ok. Adesso lo facciamo diventare Dark in teoria, no? No, non diventa in realtà. Diventiamo noi a favore su questo Giblet, anche se temporaneamente, perché poco poco lo acchiappiamo, purtroppo. Però mica belli, mica male i danni. E purtroppo si impalla comunque un pochino a terra, Un pochino a terra si impallicchia, ovviamente il nostro amico. Allora, vediamo. Ottimo. Ottimo, così. Perfetto, 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 vai. Possiamo lanciare questa verde, mi devo un po' setappare Vegito, raga, non mi dite nulla, perché mi serve tantissimo in questa fight. Ottimo. Vai, Vegitozzo. Vai, continuo a setappare un attimo lui. Ottimo, così, va benissimo, va benissimo. L'importante è che mi fa la tag switchata, vai, va bene. Ma mi ero già fatto la verde con Goku? Spero di no, spero di essermela fatta con Vegeta, ma mi pare che l'avevo fatta con Goku. Infatti l'avevo fatta con lui. Vabbè, vai. Lanciamoci all'attacco. Va bene, cerchiamo di entrare in combo. Yes, perfetto, 996, impossibile da pareggiare. Allora, top, lanciamoci con una bella blastata. E dai, direi che il buon Vegito è bello che si è tappato, quindi magari ce lo teniamo qui al caldo e... Vabbè, sarà Fao Showcase praticamente di Vegito, raga. Vai, Trugeta, posto così. Ha fatto Showcase di Vegito in questa fight. Un po' così, insomma. Altro match, vamos. È un pochino come... Che cavolo è di sta lineup? Stranissima a cui sto facendo caso solo ora. Ma perché non... Vabbè. Allora, vamos. Vamo su Trugetoni, mi raccomando. Lineup, raga, ma... Un po' sus questa lineup, se lo posso dire. Cosa che ci abbiamo contro, ovviamente, ci mancherebbe. Buono. Vai, Trugetoni. Ok. Giusto, giusto, giusto.
Va bene. Vediamo i danni quantomeno. Vabbè, danni da parte di un Broly Zenkai 6 ci può ancora stare. Anche se sta salendo ovviamente di danno Broly. Più lancia, più sale praticamente. Vabbè, Drugetozzi. O così, Drugetozzi. E vo Zenkai il pinciato a merda, voglio dire. Vediamo. Ok. SM. Boom. Ah, non male come danno. Non male come danno, non male, non male, non male. Potevamo fare di peggio, mettiamola così. Ah, non lo so. Poco convinto, raga, poco convinto, onesto. È un po' demoralizzato. Non so, magari sono io che li sto giocando male. Non ci posso credere. Non ci posso credere, questo si è messo proprio, raga. Si è messo proprio con attenzione, ha detto fra. Fermati. Io ti devo rasciare in faccia subito. Tra l'altro vi dico la verità, lo sto pure un po' sottovalutando perché non avevo visto il matchup, stavo altrove. Mi sono ritrovato sta fight, sto team all'improvviso contro. E lo sto un po' sottovalutando questo tizio, ma in realtà lui sta bello incattivitello, come avete potuto ben vedere. Incattivisco pure io però con i Trugeta. Che ti vuoi incattivi con i Trugeta però, che ti vuoi incattivi. Certo, gli hanno risolto questo mezzo problemino di Vegeta. Sicuramente li hanno resi un pochino più viabili, raga, ma niente di che, Onestamente niente di che. Vediamo un attimo. Vabbè, su sto Kid che c'è stata a vedere. Che si acchiappa le bombe, voglio dire. Che ci sta da vedere su sto Kid. E la sua line up che è frauda, che è pezzotta. Che è pezzottata. Bah, vediamo almeno i danni che si acchiappa da sto Cogeta. Triplo Zenkai Bench, dai. Mannaggia la miseria. Troppo, secondo me. Troppo. Ottantino, mi sembra. Un po' tantinello. Vabbè. Sta demoralizzato, raga. Non lo so, mi hanno lasciato un po' perplesso. Non lo so, forse sono io. Forse sono io che mi sto un pochino facendo prendere, però. Non sto impazzendo dietro questo personaggio, mettiamola così. Dietro questo personaggio, questo platino. Il che, raga, però non mi... diciamo, non mi sbalordisce, tra virgolette, che non abbiano pigiato troppo il piede sull'acceleratore, vi dico la verità. Questo perché comunque abbiamo iniziato a vedere da un po' di tempo a questa parte che dare dei platini, anzi, che nel momento in cui questi personaggi poi ottengono lo Zenkai, c'hanno già sotto comunque un platino di buon livello. Poi se ci vai a mettere pure... mannaggia la miseria, guarda che roba. Se ci vai a mettere pure lo Zenkai sopra al platino già che possiedono, ci sta, ci sta. Quindi ci sta che si contengano, tra virgolette, con il platino. Raga, vi posso dire, a parte il fight quello lì di Vegito che se l'è caricata praticamente tutto lui, secondo me è anche inutile andare avanti perché io lo sto triplo Zenkai benciando quel personaggio. E sto giocando dietro Bardock, sto giocando dietro, chi era? Comunque io ho messo 3 Zenkai bench. Le performance sono buone, raga, ma niente di che. Niente di che, cioè. Poi ripeto, a volte mi è capitato di acchiapparmi dei Trugeta, raga, totalmente ingiocabili. Cioè dei Trugeta contro in un mono yell totale, però che veramente fanno spavento, vi dico la verità. A volte fanno spavento. Ma per il resto vi devo dire, raga, molto perplesso, veramente molto perplesso. Non mi convince. Poi fatemi sapere che ne pensate. Magari sono io che sbaglio. Detto questo, raga, per me va bene così.